Domenica pomeriggio, ultima recita del Barbiere di Siviglia. 8 rappresentazioni da tutto esaurito. Questa pillola di passione la facciamo all'ultima recita, non alla prima come al solito, perché un raffreddorone mi ha tenuta un po' lontana dai cantanti. Mi guardavano come il vampiro guarda l'aglio. 5 minuti all'inizio del melodramma buffo di Gioachino Rossini. Sul podio Alessandro De Marchi. Siamo nel camerino di Antonino Siracusa. Oggi festeggia 320 recite di Barbiere di Siviglia. Lui è uno dei cantanti più affermati rossiniani, non solo nel mondo. Ma qual è il segreto del successo del Barbiere? Il segreto del successo del Barbiere è continuare a divertirsi. E rispettando naturalmente quelle che sono le caratteristiche musicali volute da Rossini, rispettando quello che naturalmente è il libretto, ma io credo che una regia già talmente bella, talmente scritta, che non fa altro che essere al servizio anche dei cantanti e noi al servizio della regia. È un dare e avere, che deve essere sempre così, un grande divertimento e soprattutto un grande affiatamento anche in scena con i colleghi. Questo secondo me è il più grande segreto di un grande Barbiere di Siviglia. Ma tu dopo 320 volte riesci ancora a divertirti? Io mi continuerò a divertire, spero per altre 320, ci spero con tutto il cuore. Anche noi speriamo di vederti altre 320 volte, grazie, grazie in bocca al lupo. Voi. Grazie, bacione a tutti. Sto girando intorno a Nicola Olivieri, Don Basilio di questo Barbiere di Siviglia, cercando la luce opportuna. Grazie, in bocca al lupo. Crepi il lupo. Sorriso, il buon umore, gli applausi che sempre il Barbiere di Siviglia riesce a regalare, si chiude questa puntata di Pillole di Passione. Le prossime in diretta da Tokyo per il Regio Japan Tour. A presto, Paolo Giunti, Torino, Teatro Regio.